don't understand. And it's not your fault. Simply you're my friend. And it's always the same. Simply you're not a friend. And I don't care with you. I don't care. Come on, then you find them in tutte le sue possibilità, come si dice con questo verbo molto di moda.
semplicemente un esubero di energia, per cui a me piace fare tutto, vorrei continuare a fare tutto. Se dovessi scegliere, sarei una persona infelice. Posso soltanto dire che quando ci siamo incontrati con Max ci siamo ripromessi di scrivere una commedia che innanzitutto facesse ridere, che però trattasse dei temi abbastanza importanti come la fuga dei cervelli, le raccomandazioni. E quindi è stata una fatica, chiaramente, per fare un film è tutto un altro discorso, la storia era molto più approfondita e, insomma, e quindi il tema della fuga dei cervelli e delle raccomandazioni politiche, che è un tema molto attuale, lo abbiamo più approfondito e quindi siamo andati più in profondità, insomma, su tutto. Però lo vedrete, entrambe le protagoniste ad un certo punto della loro vita devono rinunciare ad un sogno per andare avanti, forse è stato tutto mi ha spinta poi alla fine a produrlo, a coinvolgere Sasà Alfieri, che dal teatro è stato portato direttamente al cinema. So che tu vuoi ringraziare personalmente per i costumi meravigliosi e coloratissimi Enrico Colli. Sì, Enrico Colli nella qualità del nipote, Francesco Colli, c'è il video che parte dalla regia. Noi abbiamo fatto già un'esperienza l'anno scorso, ci siamo divertiti perché voi dovete sapere che Nella fa parte di un triade, di un progetto, questo è già l'anno di quest'anno, un progetto in cui siamo partiti l'anno scorso e Francesco ha sposato questo progetto, fornendoci tutti i vestiti, gli abiti, e quindi ci siamo trovati a sfilare, diciamo io no, mi sarebbe piaciuto, però abbiamo qua Alessandro Borghi, se guardate così a salutare il pubblico, e qui Giorgia Burg e Ivan Baffi. Un ringraziamento speciale a chi mi ha fatto amare questo meraviglioso mestiere, mi ha insegnato tantissimo, Pietro Innocenzi, che vedrete nel volo di attore, di bravo. Grazie, buonasera a tutti. Io non c'entro nulla perché il mio sarà un lavoro che dovrà proseguire, cioè un lungometraggio. E devo dire che Max mi ha catturato col suo primo corto, che è stato bellissimo, e tant'è vero che c'è anche Roberto Bessi qui in seconda fila, il produttore che rappresenta anche la Russia, oltre a essere produttore insieme a me. E credo che faremo un buon film e ritorno alla commedia dopo 32 anni, l'ho lasciata come organizzatore generale con segni particolari bellissimi e la riprendo con Max di tutti i colori e speriamo di farlo di tutti i colori veramente. E ci sarà un ospite d'eccezione che è qui davanti a me, Daniela Vieni, la nostra madrina, Daniela, la Marchesa della Cora, che sarà una parte del film. E ci sarà con me i miei fratellini di sempre, il principe Guglielmo Giovannelli Marcone con la mamma, la principessa, e il mio fratello, il marchese Giuseppe Ferraioli di Pesa di... Aspetta, ma mettete suggerì, ma non ho capito. Sostengo che questo tipo di produzione debba avere più considerazione e visibilità all'interno proprio dei circuiti cinematografici, andare al cinema a vedere un film, ma poter assistere anche a un cortometraggio. E abbiamo ancora partecipazione di una ragazza che è qui presente, che ci farà un regalino. Chiamo qui Chiara Iezzi, che è venuta a scuola da Milano. Si è divertita? Del film, moltissimo, sì. Beh, sai benissimo che apprezzo il tuo lavoro, sei una persona molto creativa e hai delle cose da dire, quindi anche per me come artista è stato gratificante partecipare al tuo progetto, quindi grazie. Infatti la canzone di Chiara è quella che sentivamo durante le gag, che abbiamo scritto insieme qualche anno fa e che trovavo molto adatta per questo progetto, quindi abbiamo pensato poi di lavorare ancora insieme. Insomma, poi Chiara, so che tu ti stai lanciando anche verso il cinema, no? Sì, sto studiando recitazione da circa un anno, infatti insomma, collaborare anche nel cinema da musicista è interessante, ho sempre amato il cinema, non ho mai pensato di farlo, non sono come protagonista, però ecco, diciamo che mi considero un'artista eclettica, quindi comunque questo potrebbe essere anche un'opportunità differente. Questo brano americano. I got my eyes set on you, I know you want.
can't walk away from love. You can't walk away from love. Grazie, grazie a tutti. Che bello che hai cantato questa canzone che abbiamo scritto insieme nel 2006 e l'abbiamo riproposta. Sei bravissima, Chiara, veramente forte, un grande applauso. Tutti, ciao, ciao. Grazie Chiara.